Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: Vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi, e del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Buongiorno, anche oggi da Bobbio, da Don Roberto. Continua il nostro cammino nel tempo pasquale. Oggi siamo invitati a guardare al capitolo 14, i primi versetti che ci accompagnano oggi e domani, sempre nel Vangelo secondo Giovanni. Gesù ha appena annunciato che uno dei dodici lo avrebbe tradito. Aveva condiviso il boccone, che sarebbe stato il segno dell'identificazione di colui che lo avrebbe tradito. Lo ha condiviso con Giuda. Giuda è appena uscito dal cenacolo ed era notte, dice il Vangelo. Poco dopo annuncia a Pietro il suo rinnegamento. Gesù è lucidamente consapevole di quello che sta accadendo, ma non si tira indietro. Nell'immediato colloquio con i discepoli, appena si sono svolte queste scene così tragiche, l'esordio è: Non sia turbato il vostro cuore. Lui che dovrebbe essere il turbato, l'agitato, lo sconfortato, è quello che fa coraggio agli altri. Non sia turbato il vostro cuore. Perché Gesù riesce a dire queste cose? Perché punta tutto sul Padre. Guarda il Padre, non distoglie lo sguardo da Lui. Il Padre per Lui è il punto di riferimento. E allora dice: Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Conosce bene il cuore del Padre, questa casa così grande, bella, accogliente, una casa dove si sta bene. Il cuore stesso del Padre. La conosce bene il Signore Gesù e ci invita a voler andare dal Padre, a stare in comunione con Lui, a vivere quell'esperienza meravigliosa di unità a cui il Signore Gesù ci porta e ci vuole aprire. È Lui la via verso questa unità, è Lui la via verso questa comunione, è Lui la via che ci porta direttamente a quella casa da cui proveniamo, perché lì siamo generati e lì siamo attesi, mentre il Signore ci accompagna nel cammino della vita, ma abbiamo questi grandi punti di riferimento, l'inizio e non tanto la fine, quanto il compimento, perché tornare a casa è un compimento. Tornare a casa vuol dire ritrovare il calore di un amore che ci ha dato origine, ci ha sempre seguito, e che in maniera molto più consapevole ci farà pienamente godere della sua presenza. Gesù è la via di tutto questo cammino, lo riconosciamo. Colui che con il Padre è una cosa sola. Gesù è la via e anche la verità e la vita, come dice di se stesso, perché in questo cammino, fatto di incertezze, fatto di confusione, che è la nostra esistenza qui sulla terra, evidentemente non possiamo non avere un punto di riferimento proprio in Lui, che ci indica la strada, che ci dice la verità, che ci dona la vita tutta intera. Buona giornata a tutti.